Intanto ci ha raggiunto anche Pino Nano, benvenuto. Buongiorno. Giornalista. Grazie. Rai, buongiorno. Caporedattore centrale e responsabile dell'Agenzia Nazionale della TGR, TG regionale, sempre della Rai. E ancora Don Sergio Tapia, benvenuto. Salve. Che è docente di comunicazione alla Pontificia Università Santa Croce. E ci ha raggiunto oggi proprio eccezionalmente anche Nello. Grazie. Cicala, che è presidente del Comitato per gli Italiani all'Estero di Washington. Benvenuto. Grazie. Allora, abbiamo ancora un largo spazio per commentare tutto ciò che è accaduto in piazza. Noi teniamo anche la diretta con la piazza per non perdere i gesti e le emozioni che sempre il Papa ci regala quando incontra la gente. Vorrei partire con Pino Nano. Noi abbiamo vissuto una lunga liturgia, ma la regia ha sempre focalizzato questi volti di giovani, molto compresi, molto silenziosi, molto presenti. Non so se posso dirlo. Io credo che Roma ogni settimana, ogni domenica, offra al mondo lo spettacolo più bello che si possa regalare da un luogo di preghiera come San Pietro. Oggi abbiamo assistito al tripudio giovanile, a una festa di popolo, migliaia e migliaia di giovani. La cosa che più mi ha emozionato, devo dire, questo passaggio di consegna della croce, i giovani di Rio che affidano la speranza della croce, il peso della croce, la passione della croce, il simbolo della croce ai giovani di Cracovia. Nella storia della Chiesa sembra quasi tutto predestinato. Il Brasile, quindi il Sud America, Cracovia, quindi l'Europa dell'Est, due papi straordinari, uno più carismatico dell'altro, direi. Guardavo Papa Francesco con questo incedere lento ma carismatico, questo incedere, come dire, che ti entra prima di tutto nel cervello, poi nel cuore, poi negli occhi, te lo porti dietro e ti ricordi l'incedere solenne di Giovanni Paolo II sulle montagne dell'Adamello o attraverso i giovani dei suoi raduni. Ed è una cosa meravigliosa, perché senti poi Papa Francesco che parla di Giovanni Paolo II e dice: un papa, ma soprattutto un amico. Allora ti rendi conto che anche nella Chiesa a questi livelli c'è questa dimensione della famiglia, del gruppo, della goliardia, dello stare insieme. E poi vedi questo papa che saluta i suoi cardinali. Lei ha detto una cosa molto bella, sua Miriam: incontra i suoi giovani. Sì, sono i suoi giovani. Sono la chiesa dell'oggi, ma sono la chiesa del futuro. E poi si prepara a incontrare i giovani di Corea, no? Questa miscellanea. L'annuncio di oggi è stato proprio, io mi immagino i telespettatori laggiù, la festa sarà stata grande per loro. Noi immagino. Non la vediamo perché vediamo solo la piazza. Meraviglioso, una fotografia, un'immagine forte della Chiesa che ci viene ogni domenica da questo Papa, dagli altri papi che prima di lui ci hanno insegnato che la Chiesa è viva, insomma. Ecco, stiamo vedendo, immagine forte, vedete, sta parlando, addirittura lo stanno riprendendo tutti con i loro telefonini. C'era il Papa mobile e non è salito, mentre lei parlava, io ho visto, ha rifiutato il Papa mobile, ha voluto restare giù, stare accanto a loro. Ma questo è il Papa che continua a rimanere il cardinale della sua vecchia diocesi, che continua a vivere la realtà delle favelas. Mi hanno raccontato in Argentina che andava a festeggiare il Venerdì Santo tra la gente più povera della sua città, nella miseria più nera di questo pianeta di miseria che è l'Argentina. E lui è rimasto quello che era un tempo. Cardinale Mario Bergoglio, qui Papa Francesco, vedete, continua ad avere con la folla questo rapporto fisico straordinario, questo tocchiamoci insieme, questo vogliamoci bene insieme, al di là di quelli che sono i controlli, la sicurezza, ma nessuno meglio di lui, che ha conosciuto, terre più pericolose di Roma, sa che se qualcuno decide di farti del male te lo fa comunque. E lui cerca l'abbraccio generale, guardate le palme, i giovani, rischierebbe di essere sommerso qualcun altro, e lui invece gode ed è felice di questo abbraccio. Vedo il capo della gendarmeria
che fa mille sacrifici per tenerlo lontano, ma nessuno riuscirà mai a tenerlo lontano. Prima di venire qui a Borgo Sant'Angelo qualcuno mi ha raccontato, ieri lo abbiamo visto passeggiare vicino la pompa di benzina che sta proprio davanti a Santa Marta. Io ho saputo anch'io questo, ma una cosa fuori norma. Che sta proprio davanti a Santa Marta con una borsa nera dentro, probabilmente aveva il breviario chissà che cosa. O magari tornava da un incontro dove aveva solennemente parlato, perché sappiamo che incontra ogni giorno meraviglioso, o presidenti o gruppi. Meraviglioso per noi che viviamo in Italia e che, come dire, lo sentiamo più vicino, ma deve essere meraviglioso anche per tutti coloro i quali attraverso la televisione lo vedono, lo seguono e hanno la possibilità di amarlo così a distanza. È meraviglioso, come dici Pino, ma in fondo lui incarna quello che era Cristo. Cristo passava per le vie della Palestina, non aveva la gendarmeria, andava in mezzo alla folla, andava in mezzo alla gente e anche si ritirava quando c'era necessità, in silenzio, in disparte, quando la folla eccedeva nella ricerca di lui. Veramente, dopo Giovanni Paolo II noi pensavamo che un papa carismatico così sarebbe stato difficile riaverlo, lo abbiamo riavuto, lo abbiamo riottenuto, il Padre Eterno ce lo ha mandato, ma con una grazia direi, e cioè questo rapporto che lui continua ad avere con il grande Papa Ratzinger, come dire, il silenzio da una parte, il carisma e questo bagno di folla continuo dall'altra parte, e c'è un'immagine che vorrei sottolineare, che mi piace molto, l'immagine di questi due papi, lui e Ratzinger accanto all'elicottero, quando Ratzinger dice al mondo: me ne vado in silenzio a pregare nel chiuso della mia casa e vi lascio Papa Francesco. E questo legame forte, quasi una consegna, assolutamente, cioè, una consegna. È una consegna anche mia, non solo quella dello spirito. Bellissimo, ecco, ritorno, guardate, i giovani non si rassegnano, vanno di nuovo appresso al Papa, non si rassegnano a lasciarlo camminare. Guardate, ecco. Alle 7 di questa mattina a Borgo Sant'Angelo, attorno a San Pietro, c'erano già migliaia di giovani, sì, migliaia di persone. È una processione continua, è un via vai continuo, è un pellegrinaggio che si ferma a Roma, ma che arriva a Roma da ogni parte del mondo. E che riparte anche da Roma, per perché questa gente riparte. Poi arriva, torna nelle proprie terre, perché qui non ci sono solo brasiliani e polacchi, vengono da tutto il mondo. Assolutamente, una settimana santa molto speciale questa. Ecco, a proposito quest'anno. Di palme, di festa, Pino, qui c'è anche un po' di Puglia. Abbiamo visto il Papa Mobile in qualche modo con un alone di verde, di olivi. Perché ci sono i maestri fioristi, credo che questo sia il termine, sembra brutto ma è il termine esatto, i maestri fioristi di Terlizzi, di Puglia, che hanno regalato al Papa i fiori della Puglia. Hanno portato le palme, ma hanno portato gli ulivi più secolari della terra di Puglia e li hanno offerti al Papa, credo, per il terzo anno consecutivo. Domani arriveranno i fioristi d'Olanda per portare al Papa i tulipani per la Pasqua. E per il giorno della santificazione ritorneranno i fiori di Puglia. Come dire, questo gemellaggio, no? Tra i grandi maestri fioristi di Puglia, di Olanda, questo che preparano per il Papa questo mosaico colorato di fiori, di colori, di odori, di emozioni. Sentite, mentre lei parlava, anche l'eco della folla che ringrazia il Papa, che osanna. Ecco, però è interessante quello che dice lei. Sarà certamente felici i pugliesi che ci ascoltano, immaginiamoci sapere questo servizio al Papa. E mi piace anche sottolineare, Don Sergio, questa capacità comunicativa. Lei è docente di comunicazione, ma non ci vuole una scuola, non so, non l'ha fatta la scuola di comunicazione Papa Francesco, ma forse ci insegna qualcosa. Ci insegna tantissime cose, perché appunto ci sono persone che ci domandano: ma come spiegate i gesti del Papa? E uno deve dire: ma i gesti del Papa mica sono teatrali. Non è che nascono da un copione che è stato scritto dicendo: ah, adesso sorrido. Noi vediamo che quel sorriso è profondo, quel sorriso non nasce da una scuola di teatro, ma nasce da una scuola del cuore, da una scuola dell'ascolto. Mi ha colpito moltissimo l'omelia della messa,
quella domanda costante, quell'anafora del sono io, sono io, che il Papa, uno si rende conto di come un uomo che ogni giorno davvero passa ore prima di celebrare la messa facendosi questo tipo di domande. Ecco, sono io, vero Pino Nano? Anche questo mi ha colpito perché oggi era particolarmente incisivo, molto rallentando quasi la parola per farla penetrare. Sono io, è esattamente la stessa cosa che dire buongiorno, buonasera, buon pranzo. Da un Papa noi non eravamo abituati a sentirci salutare in prima persona. È un Papa che ti prende per mano e ti accompagna a casa. Ecco, adesso il Papa farà sicuramente il giro della piazza, chissà, chissà. Tutti i gruppi avranno modo di stringergli la mano e in qualche caso scenderà dal Papa Mobile per avvicinarsi. Beh, qui c'è Mario Cicala che ce lo potrebbe raccontare molto meglio. Dovunque ci sono italiani, dovunque si celebra la Pasqua e dovunque ci sono italiani, dovunque si celebrano le tradizioni più antiche dei paesi di origine. Non so se Mario Cicala concorda con me, credo che l'esempio per antonomasia del trionfo della pietà popolare italiana all'estero e la processione del Venerdì Santo di Toronto, dove quasi 100.000 persone il Venerdì Santo si ritrovano nella parte più antica della città di Toronto per dar vita alla Via Crucis. So che anche dalle vostre parti ci sono processioni molto, molto belle e molto carismatiche, forse molto meno frequentate. Certo. Mi piace, voglio riprendere questo discorso e poi chiederò anche a Melo. Però prima vorrei con Melo Cicala focalizzare un po' anche altri aspetti di questa Settimana Santa. Io so che lei conosce e ha conosciuto una carismatica, Natuzza Evolo, perché c'è gente che nella storia, come Padre Pio del resto, rivive il tempo, questo tempo della Settimana Santa e la passione nel proprio corpo. Ecco, di Natuzza Evolo che cosa ci può dire? Beh, Natuzza Evolo noi come Rai l'abbiamo seguita negli ultimi 35 anni con grande severità e con grande attenzione. Era una povera contadina calabrese che ha vissuto sempre in condizioni di miseria assoluta, che il Venerdì Santo viveva il mistero delle stigmate. Ecco, vediamo un attimo allora questa breve scheda e poi lo commentiamo. Da oltre 50 anni Natuzza Evolo viene considerata uno dei misteri insoluti della società contemporanea, ai confini fra il naturale e l'inspiegabile. Per cercare una spiegazione a questo fenomeno sono arrivati in tutti questi anni in Calabria studiosi e scienziati provenienti da ogni parte del mondo, ma nessuno è potuto andare mai al di là della soglia del mistero. Di Natuzza Evolo si raccontano migliaia di episodi diversi. Si dice che parli con i defunti, si dice che dialoghi con l'angelo custode che ognuno di noi avrebbe alle proprie spalle. Lei stessa confessa candidamente di avere frequenti contatti con la Madonna Maria Immacolata. Durante il periodo pasquale Natuzza vive il mistero delle stimmate, così come accadeva a Padre Pio. Ma la cosa che sul piano scientifico appare ancora più inspiegabile è il fenomeno del sangue, che spesso le sgorga dalla fronte e che lascia impresse sulle garze e sulle bende scritte ebraiche. Qualche volta Natuzza va anche in trance. È accaduto molto spesso in passato in presenza di centinaia e centinaia di testimoni e durante questi momenti di perdita della conoscenza questa donna parla lingue che non sono la sua lingua. Nonostante, è importante sottolinearlo, Natuzza Evolo non abbia mai frequentato una scuola. Sono oggi centinaia e centinaia le persone che in tutto il mondo asseriscono di essere state miracolate da lei. Questo ha spinto mesi fa un cronista inglese a definire Paravati la piccola Lourdes d'Italia. E la Chiesa, da parte sua, guarda con estrema attenzione a questo fenomeno. Pino Nano, ma allora, come, cosa,
qual è, perché c'è stata questa manifestazione, c'è questa manifestazione particolare sul corpo di particolari persone? C'è uno scopo e come avviene? Cosa avviene? No, io non sono uno scienziato, non posso dare una risposta sul piano scientifico. So che cosa ha prodotto. Ha prodotto che in questo minuscolo paese della Calabria in 70 anni saranno arrivate milioni di persone da ogni parte del mondo e migliaia di persone asseriscono di aver avuto da Natuzza Evolo un miracolo. Che cosa sia successo realmente non lo so, di sicuro questa gente ha trovato lì la serenità che altrove non aveva trovato. Ecco, dicono che la Natuzza parlasse con i defunti, dicono anche che avesse la bilocazione. Ci sono migliaia di persone che sono in grado, sono pronte, sono disposte a testimoniare di aver avuto la certezza di un contatto con i propri defunti attraverso Natuzza. Natuzza a un certo punto ha raccontato a queste persone che chiedevano a lei come sta mio papà che è morto, dove sta la mia mamma. Natuzza raccontava di averli incontrati in un grande giardino di fiori vestiti in un certo modo. Erano i vestiti che i parenti superstiti avevano messo al defunto prima di morire e che Natuzza naturalmente non poteva assolutamente conoscere. Misteri su misteri. La bilocazione. Ci sono persone, migliaia di persone che in Brasile, in Argentina, in Alaska, in Australia raccontano di aver ricevuto Natuzza nella propria casa. Sì, anticipata, questo veramente sono stata testimone anch'io e impressiona. Pensi, questo. Anticipata da un forte profumo di fiori, molti lo hanno detto anche di Padre Pio. Che cosa ci sia di vero nessuno lo sa. Ma Natuzza raccontava da viva, lo raccontava a noi, di aver conosciuto suo papà che era immigrato in Argentina quando lei non era ancora nata, di averlo conosciuto in bilocazione dall'altra parte del mondo, a Buenos Aires, dove lui si era trasferito definitivamente. Ecco, queste scritte ematiche che la facevano anche tanto soffrire, che uscivano mistero dal suo corpo, impressionante. Scritte in lingua poi, perché non era... Impressionante, non era... Guardate, ci sono dei fazzoletti di lino bianco, candido, con delle scritte in aramaico, con delle scritte in ebraico, con delle scritte in inglese. Tutte le lingue del mondo, lei era una contadina, sudava sangue il Venerdì Santo, queste gocce di sangue lasciavano sui fazzoletti queste scritte indelebili nel tempo che la Fondazione Natuzza Evolo conserva gelosamente.